almeno la seconda l'abbiamo vinta, almeno contro il Brescia l'abbiamo vinta. Ben ritrovati amici di Molino Sport Channel ad un nuovo post partita della mia squadra del cuore, il Milan. Abbiamo vinto 1-0, alleluia. Non abbiamo giocato in modo migliore, però va bene così, va bene così. Prima vittoria in casa, ci dà morale, speriamo bene per le prossime partite. Ho visto una squadra che sicuramente come carattere, come anche gioco, è migliorata rispetto alla partita contro l'Udinese, che abbiamo veramente, in cui abbiamo giocato veramente male. Anzi, proprio non abbiamo mai giocato né un tiro in porta, né un'azione pericolosa, con niente. Almeno oggi, l'azione anche come gioco imbastito, abbiamo giocato molto meglio. Dobbiamo migliorare in fase proprio offensiva, nel senso, non tiriamo molto, quindi adesso dobbiamo migliorarlo, però dobbiamo migliorare appunto questo aspetto. Bennacer mi è piaciuto come regista, avevo buone sensazioni su di lui e meno male sono state confermate. Ha segnato Çalhanoğlu, ma non è perché la segna, è diventato il mostro, un buon giocatore. Per me da panchina, tanto, già è tanto che fa la panchina. Ok, lo puoi mettere bene o male ovunque, ma è un poli, ovunque lo metti fa schifo, nel senso. Poi segna, dici, è un buon giocatore. No, poteva fare anche 3 gol. No, ci ha fatto un gol e poi una partita anonima praticamente. Quindi non ci dobbiamo esaltare per un gol di Çalhanoğlu, va. Poi ho visto un Suso che bene o male, sempre Suso, nel senso, Paquetà a palo nel secondo tempo, e arriva una palla dove bene o male la porta la puoi prendere, la tira in curva, pure allo stadio. Primo tempo che, ripeto, abbiamo giocato bene, però niente di che. Abbiamo rischiato di subire un gol dal Brescia, da Bissoli, mi sembra, che a tu per tu col portiere, cioè, la manda sopra la traversa. Però vabbè, scusate le notifiche, ma mi scordo ogni volta di mettere il silenzioso. Il secondo tempo, mi sono dimenticato di... Prima della partita mi arriva la cosa, formazioni ufficiali. Picco, visto che ho Calabria e Pionte Cafatanoci, dico, mia, vediamo se qualcuno si è importato all'ultimo minuto. Ho detto, speriamo bene, niente, mi devono arrivare. No, vedo Paquetà fuori e giocano Borini e Çalhanoğlu. No, poi vedo Piontek fuori. E tu chi gioca? Rafael Leao? No, André Silva, titolare. André Silva non ha fatto niente, un fantasma. C'è l'unica cosa che forse sono due le spiegazioni che mi do. Una, e dici, vogliamo fare svegliare Piontek, diamo uno schiaffo, dici, mi hanno messo in panchina, mi devo svegliare, devo fare bene, dai ragazzi, ma. Due, proviamo a mettere André Silva titolare contro il Brescia, dici, provi contro il Brescia, chissà, fa qualche gol, qualcuno, qualche squadra lo vuole, prova ad acquistarlo. Niente, anzi, peggio, l'hanno visto, il giocatore è morto, praticamente non ha fatto un cazzo. Spero riusciamo a venderlo, però non ci riusciremo, no. Comunque, secondo tempo appunto esce André Silva, entra Piontek e poi ci ce l'ho a fantacalcio. Madonna, quel gol mangiato, che 2 gol, uno Joronen, ok, a tu per tu col portiere, gliel'ha parata, va bene, ma l'altra che sfiga è, la palla proprio, detto no, non mi deve segnare Piontek al fantacalcio. Vi faccio giocare André Silva, vi faccio giocare. Eppure non entra quella palla, ha rimbalzato sulla linea. Per quando? Ma si può essere più sfigati di così. Nel secondo tempo prende anche il palo Paquetà. Vabbè. Dai, iniziamo a carburare. L'importante è vincere. Poi il gioco arriverà piano piano. Se vinciamo tutte le partite anche così, va bene, non me ne frega un cazzo. Comunque, prossima partita contro il Verona. Ora ci sarà la pausa. Proviamo a organizzare qualche cosa, iniziamo a oliare i nostri meccanismi. Ci aspetta il Verona prima del derby contro l'Inter. Aia, e là la vedo dura. Vabbè, comunque, like, commento, un'iscrizione, pagina di Instagram Molino Sport, attivate la campanella per non perdere nessun nostro video. Domani Vuelta, Ital Volley Europeo Femminile, Spa, posticipi di Serie A, Lazio-Roma, stasera Juve-Napoli. Un weekend al bacio su Molino Sport. A un prossimo video. Ciao, forza Milano.